Tragedia a Pesaro, centauro 43enne impatta contro un albero e muore sul colpo. Il drammatico incidente è avvenuto sulla strada che collega Pesaro a Nuvilara. Cacciatore cade dalla sua postazione, fa un volo di circa 10 metri, trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Auto in fiamme a Sant'Orso di Fano, intervento tempestivo dei vigili del fuoco, un gruppo di bambini canta l'inno dei pompieri. Il pompiere paura non ne ha. La Premier Meloni ad Aqualagna ha siglato l'accordo di coesione tra governo e regione, in arrivo oltre 500 milioni di euro per le Marche. Presentato a Cagli il progetto per il nuovo presidio ospedaliero, firmato l'accordo di programma per la struttura sanitaria che sorgerà entro il 2026. Con lo slogan Fano sceglie, inaugurata in piazza Andrea Costa, la sede del comitato a sostegno della candidatura alle primarie di Samuele Mascarini. Ragazzi Williams in tour alle Eolie, il racconto dei protagonisti tornati a Fano con altri progetti nel cassetto, tra questi un viaggio in Sicilia. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura la cronaca con l'incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica sulla strada che da Pesaro porta a Nuvilara. A perdere la vita il 43enne pesarese Giuseppe Marchegiani, che dopo aver perso il controllo della sua Ducati 1200 multistrada ha impattato violentemente contro un albero ed è caduto per 4 metri nella scarpata sottostante. Si è trattato di un incidente autonomo. L'uomo purtroppo è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Sul luogo dell'incidente è intervenuta l'eliambulanza del 118, i vigili del fuoco per il recupero del corpo nel dirupo e la polizia locale per i rilievi di legge. Giuseppe Marchegiani, papà di due bambini, era conosciuto a Pesaro per via della sua attività nel campo dell'edilizia. La vittima avrebbe dovuto incontrare un amico per il pranzo domenicale. E un altro incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul San Bartolo. Il sinistro, come testimoniano le immagini, è avvenuto tra un'auto e una moto. La vettura, una Lancia Y proveniente da Via del Monastero, si è immessa sulla strada panoramica tagliando la via al conducente della moto, che è stato disarcionato e sbalzato oltre l'auto. Sul posto la polizia locale e l'ambulanza, che ha trasportato il motociclista, un 45enne, all'ospedale di Ancona. Rimaniamo a Pesaro, dove oggi, poco dopo le ore 13, un cacciatore di 79 anni è caduto dalla sua postazione, un capanno da caccia in strada del Boncio, facendo un volo di circa 10 metri. Soccorso dai sanitari del 118, l'anziano è poi stato trasferito al Torrette di Ancona a bordo di un'eliambulanza. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute, ma pare che il 79enne sia sempre rimasto cosciente. La Premier Meloni ad Aqualagna per la firma dell'accordo per la coesione tra governo e regione, in arrivo per le Marche risorse per oltre 500 milioni di euro. Marco Lonigro. Tappa ad Aqualagna per la Premier Giorgia Meloni in occasione della firma con la Regione Marche per l'accordo di coesione che porterà oltre 500 milioni di euro. Il 70% dei fondi sarà concentrato su strade e sui ponti, spiega il presidente Meloni. Una scelta strategica perché le Marche, pur essendo al centro dello stivale, sono isolate. Un divario che va risolto anche tra la costa est e ovest, dice la Premier. Per questo finanzieremo la pedemontana, alternativa alla viabilità della costa, garantendo collegamenti per l'entroterra. Questa è una regione nella quale si sviluppa un paradosso, è una regione che si trova al centro dell'Italia e isolata, mentre dovrebbe essere un crocevia, quindi la sfida infrastrutturale per una regione come questa è fondamentale. Il presidente Acquaroli ci lavora dall'inizio del suo mandato, noi di offrire con questo accordo con il governo nazionale in base ai fondi europei il nostro contributo, perché penso che i prodotti, la manifattura, gli scorci bellissimi che questa regione ha nulla possono in termini di competizione se non sono accompagnati da adeguate infrastrutture. Opere infrastrutturali e non solo, l'accordo sblocca risorse destinate a imprese, turismo, cultura e inclusione sociale. Con il fondo di rotazione riusciamo a investire anche su altri importanti fronti, penso al tema del turismo di qualità, penso al tema delle politiche culturali, alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale, alla formazione.
occupazione, alla salvaguardia dell'occupazione, fatti concreti e concludo per sostenere lo sviluppo di una regione che è conosciuta in tutto il mondo per la sua intraprendenza e per la sua volontà di riscatto. Cioè, in buona sostanza, noi non vogliamo fare altro che mettere le Marche in condizione di competere ad armi pari e di poter dimostrare quello che vale e di poter correre come sa correre e come io so che vuole correre. Visita agli stand della Fiera del Tartufo e selfie con i presenti al termine dell'incontro per la Premier Giorgia Meloni. Infine anche una breve visita alla casa natale del fondatore dell'ENI, Enrico Mattei. È una giornata molto importante perché con la firma di questo accordo di fatto nella nostra regione entra in disponibilità di 532 milioni e mezzo di euro, una somma importante per dare le risposte alle carenze infrastrutturali ma soprattutto anche per le politiche del rilancio dei borghi culturali, il turismo, l'economia. Credo che sia una disponibilità fondamentale per continuare a portare avanti i nostri progetti, a rilanciare la nostra regione e consentirle di essere al passo con i tempi. Una presenza significativa, è una presenza che conferma l'interesse per questo governo nei confronti delle regioni che storicamente sono state periferiche rispetto alle dinamiche centrali, e anche importante perché con la firma di questo accordo e con la presenza del Presidente Meloni e del Ministro Fitto si sancisce una collaborazione che è fondamentale per quello che ci riguarda, per continuare a costruire un'Italia unita e coesa, e dove regioni come le Marche, che hanno appunto dei problemi di natura infrastrutturale, che negli anni hanno avuto comunque dinamiche periferiche pesanti che hanno penalizzato l'economia, possano continuare a sperare in un futuro e costruire una risposta che possa essere anche attrattiva e soddisfacente. A questo accordo. A questo accordo e alle Marche. Genere. E adesso vi mostriamo le immagini che ci sono arrivate da Sant'Orso di Fano, dove nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l'incendio divampato dal vano motore di una Citroen C3. Sul posto anche la polizia locale. E ad assistere alle operazioni di spegnimento anche un gruppo di bambini in quel momento nella gelateria poco distante, che hanno omaggiato i pompieri cantando l'inno dei vigili del fuoco. Il pompiere paura non ha. Ancora cronaca, grande spavento sabato sera a Fermignano, dove un 25enne alla guida di una Golf ha perso il controllo dell'auto andandosi a schiantare contro il cancello di una palazzina per poi imboccare lo scivolo del garage. È successo intorno alle 22:30 tra la rotatoria che conduce al centro storico e via Loreto. A bordo del mezzo c'erano due passeggeri, entrambi di Fermignano. Sul posto il 118, che ha trasportato i due ragazzi in ospedale per accertamenti, i vigili del fuoco di Urbino e i carabinieri per i rilievi di legge. Nuova allerta nelle Marche a causa del vento. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha emesso un allertamento di colore arancione valido dalla mezzanotte del 31 ottobre alla mezzanotte del 1 novembre. Sono previste raffiche fino a tempesta nelle zone altocollinari e montane, burrasca forte nelle zone collinari e burrasca nelle zone bassocollinari e costiere, attenuazione del fenomeno dalla serata. Presentato questa mattina il progetto e l'accordo di programma del nuovo ospedale di Cagli, l'opera dal costo di 15 milioni di euro sarà realizzata entro il 2026. Ne sentiamo di più nel servizio di Filippo Pucci. Accordo di programma e presentazione del progetto questa mattina a Cagli per il nuovo presidio ospedaliero. La Regione Marche infatti ha investito 15 milioni di euro per la realizzazione del nuovo edificio al servizio della comunità cagliese e dei territori limitrofi. Ed ecco come sarà la nuova struttura ospedaliera, innovativa, all'avanguardia, sostenibile e sicura, e sorgerà nelle vicinanze della strada di collegamento SSP3, all'uscita di Cagli Est, in un'area pianeggiante, libera da vincoli in località San Lazzaro, e dove ad oggi è già presente anche un Eli Superficie. L'opera dovrà essere conclusa nel 2026. In sanità la Regione Marche e la Giunta Acquaroli consolida il cambio di passo.
no agli ospedali unici, sì a una sanità diffusa sul territorio. Questo investimento da 15 milioni di euro su Cagli, uno dei più grandi investimenti di tutta la regione, dimostra questa volontà. Questo territorio aveva già subito la cancellazione del diritto alla salute con la chiusura del proprio ospedale. Noi facciamo qualcosa di diverso, costruiamo una nuova struttura per riempirla di servizi progressivamente che possano rispondere alle esigenze di questa vasta comunità cittadina. 15 milioni di euro per la costruzione di un edificio all'avanguardia, un gioiello tecnologico che verrà posizionato su un grande fazzoletto di terreno con un ampio giardino di 11.900 metri quadrati per una superficie complessiva calpestabile di circa 4.000 metri quadrati su tre piani. L'edificio sarà dotato anche di isolatori sismici, tra i più moderni, in territori collinari dove possono verificarsi, purtroppo nelle Marche sono già accaduti eventi sismici anche molto potenti, questa struttura sarà tra le più moderne, con degli isolatori che non solo permetteranno alla struttura di reggere l'onda sismica, ma permetteranno alla struttura di poter continuare ad operare durante l'evento sismico. Così deve essere in tutte le strutture H24 della sanità marchigiana. Presenti gli assessori regionali Filippo Saltamartini e Stefano Aguzzi, il presidente della provincia Giuseppe Paolini, la direttrice dell'AST di Pesaro e Urbino Nadia Storti e Alberto Alessandri, sindaco di Cagli. La presenza contemporanea dell'assessore alle infrastrutture e dell'assessore alla sanità, insomma, mette una firma importante sulla serietà, sulla valenza e anche su quanto effettivamente la regione punti nel dare a questi territori i giusti servizi. Quindi, insomma, anche il discorso delle infrastrutture, oltre che quelle ospedaliere, anche quelle viarie, si è toccato un po' tutti i vari i puzzle che appunto mettono tutte le varie tessere che mettono insieme questo puzzle, per noi è molto importante perché insomma il progetto acquista grande serietà e ad oggi siamo veramente soddisfatti perché abbiamo parlato anche di tanti servizi, molti in più rispetto a quelli che ce n'erano prima nella nostra struttura, abbiamo parlato anche di un recupero della vecchia struttura. Insomma, ecco, un progetto serio non calato per far contento a qualcuno, ma per dare delle risposte concrete alle alte Marche. Continuano i controlli della Compagnia Carabinieri di Fano. Nei giorni scorsi a Fossombrone, nelle adiacenze dei parchi pubblici, un 23enne ed un 27enne sono stati sorpresi in possesso di hashish e sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro quali assuntori. Il servizio ha permesso anche di rintracciare un giovane 29enne su cui pendeva un ordine di carcerazione per le ripetute violazioni della misura alternativa alla detenzione cui era sottoposto per reati contro il patrimonio. Invece, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, tre automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada. Un 25enne alla guida di un mezzo già sottoposto a sequestro è stato sorpreso sprovvisto della patente di guida. Il giovane è risultato anche recidivo, vista l'analoga violazione che gli è stata contestata nell'agosto del 2022. Invece a Pesaro un 23enne sudamericano è stato arrestato dai carabinieri perché scoperto vicino alla casa dell'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. L'arresto è avvenuto durante la sera del 26 ottobre, ma la vicenda ha avuto origine qualche giorno prima, quando la ragazza originaria del Sud America ha chiesto l'intervento dei militari dopo l'ennesima minaccia di morte ricevuta dal 23enne. I carabinieri hanno così deciso di vigilare l'abitazione della donna in attesa di una probabile nuova violazione del divieto di avvicinamento ed infatti lo hanno sorpreso nelle vicinanze della casa della parte offesa. È stato arrestato nonostante un tentativo di fuga e sottoposto agli arresti domiciliari. L'arresto è poi stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà. Nei giorni scorsi in piazza Andrea Costa a Fano è stata inaugurata la sede del comitato Fano Sceglie che sostiene la candidatura alle primarie di Samuele Mascarin. Massimo Foghetti.
È stato il primo a candidarsi sindaco per le prossime elezioni amministrative ed è stato il primo a lanciare l'idea delle elezioni primarie. E oggi il comitato che lo sostiene si formalizza in una sede che viene inaugurata in piazza Andrea Costa. Una presenza sempre più presente per quanto riguarda le elezioni. Assolutamente sì, ma il passaggio di oggi in qualche modo non è un nuovo inizio, ma è la tappa di un percorso che è iniziato ormai da diversi mesi. Avevo anticipato la volontà di concorrere alle primarie per l'individuazione del candidato sindaco del centro-sinistra e quest'estate insieme a decine di volontari abbiamo raccolto oltre 1000 firme proprio per chiedere al centro-sinistra di attivarsi con un processo democratico, libero, trasparente, quello appunto delle primarie che ormai si stanno avvicinando perché si stanno avvicinando le elezioni amministrative del 2024 e perché via via nelle ultime settimane tanti esponenti a partire dal sindaco Seri del centro-sinistra hanno preso posizione pubblicamente in maniera ufficiale a favore di questo passaggio per noi molto importante perché riteniamo che il calore, la forza, la partecipazione di migliaia e migliaia di cittadine e cittadini sia fondamentale non solo per individuare il candidato, la candidata, le idee, i programmi migliori per il centro-sinistra, ma anche per accompagnare il centro-sinistra a vincere le prossime elezioni amministrative. C'è un altro gruppo alternativo al centro-destra che proprio in questi giorni ha lanciato un messaggio conciliante, dovremmo dire, verso il centro-sinistra ed è quello che appartiene a Ribella, al Movimento 5 Stelle, ai Verdi e via dicendo. Cosa ne pensa di questa proposta? Ma io penso che le ragioni dell'unità siano sempre delle buone ragioni, ma bisogna anche avere ben presente che quando ci si candida a guidare una città grande, bella, complessa come Fano, non basta proporsi con parole d'ordine contro qualcosa o qualcuno. Bisogna candidarsi per ascoltare, comprendere, interpretare e guidare una città che vuole guardare al futuro con speranza e per farlo serve innanzitutto un'alleanza con i cittadini, con gli elettori e le primarie da questo punto di vista sono fondamentali proprio per ricostruire quella connessione che non è solo politica ma è anche sentimentale tra il centro-sinistra e la sua comunità. Un'ultima domanda, il centrodestra all'attacco per la perdita dei 20 milioni relativi all'interquartieri. Considera questo problema importante per quanto riguarda le prossime elezioni? Sicuramente c'è un tema, quello di risorse importanti che la nostra città dovrebbe essere in grado di non perdere. Abbiamo ancora qualche aspettativa rispetto a quelli che saranno i passaggi della finanziaria del mille proroghe. Auguriamoci che queste risorse non siano perse e soprattutto auguriamoci che sia possibile ancora una volta riuscire a fare degli investimenti importanti per le infrastrutture viarie di questa città. Ed ora diamo spazio alle vostre segnalazioni mostrandovi una foto scattata all'incrocio tra via Gabrielli e via Giordano Bruno. È sempre più dura per i pedoni fanesi, ha scritto un nostro reporter di strada. Da notare, aggiunto come è stato conciato il rivestimento in marmo del marciapiede, è necessario intervenire prima che qualcuno si faccia male. Si è arricchito di uno spazio multisensoriale il CTL San Lazzaro, il centro socio-educativo riabilitativo a gestione comunale per le persone con disabilità. Venerdì scorso l'inaugurazione. Si inaugura oggi al CTL San Lazzaro una stanza innovativa multisensoriale. Soddisfatti e orgogliosi di questo traguardo raggiunto, è un progetto di cui abbiamo sentito parlare grazie a dei contatti con il centro Snozelen di Padova, la dottoressa Monetti. Incuriositi di questa nuova modalità di approccio, abbiamo voluto approfondire questo tipo di percorso. Un progetto questo che ci rende molto orgogliosi, ma se siamo riusciti a realizzarlo dobbiamo innanzitutto ringraziare l'amministrazione comunale che ha creduto in noi e ci ha dato la possibilità concreta di poter allestire questo spazio multisensoriale all'interno del centro diurno. Ciò che ci ha incuriosito da subito è stata la possibilità che ci è stata prospettata di proporre nuove modalità di approccio all'utenza, soprattutto quella con più compromissioni cognitive e linguistiche, una nuova modalità di approccio sensoriale che utilizzasse i sensi
piuttosto che il linguaggio. Questa stanza è dotata di una serie di strumentalizzazioni che andranno appunto a stimolare i cinque sensi dell'ospite interessato alla seduta. Con l'inaugurazione della stanza multisensoriale, il centro del tempo libero di San Lazzaro, il centro diurno per persone con disabilità a gestione comunale, si arricchisce di un nuovo spazio, di una nuova offerta di percorsi di riabilitazione, di percorsi terapeutici, basato sulla stimolazione dei sensi, quindi per offrire davvero alle persone che sono ospiti di questo centro un'ulteriore possibilità di mantenimento e anche di recupero delle loro abilità funzionali, partendo appunto dalla stimolazione dei sensi, e quindi una stanza confortevole, accogliente, come vogliamo che sia tutto il centro, tutto questo spazio, perché sempre di più deve essere sentito dalla comunità, perché dobbiamo fare in modo che davvero il clima, l'armonia che c'è anche in questo centro e quindi il linguaggio della gentilezza che arriva a tutti, dalle persone con disabilità, perché è il linguaggio universale. Questo deve essere un po' il senso di questo nuovo spazio, che vuole essere sempre ancora di più uno stimolo per fare in modo che questo centro possa essere sempre più ricco di offerta, sempre più accogliente e vissuto anche dalla comunità. È tornata da un'altra avventura l'associazione Genitori Sindrome di Williams, che ha organizzato un viaggio alle isole Eolie a bordo di un catamarano condotto da Francesco Savelli, presidente del Panaton Club. A bordo sei ragazzi Williams. "140 miglia, 11 persone, 7 giorni di viaggio. È stata un'esperienza incredibile ed inclusiva, quella vissuta da 6 ragazzi con la sindrome di Williams, che accompagnati da 2 famiglie dell'associazione Genitori Sindrome di Williams di Fano e dallo skipper Francesco Savelli, sono sbarcati a Lipari dal catamarano Bali. Partiti il 30 settembre, hanno scoperto le Eolie nell'ambito del progetto intitolato "Non ho bisogno solo di terapie, ma ancor di più di andare in barca a vela", un'iniziativa che promuove inclusione sociale e pari opportunità per tutti, anche attraverso lo sport e l'immersione nella natura. Nicola, raccontaci com'è andata questa avventura e che cosa ti è piaciuto di più. Allora, questa avventura mi è piaciuta un sacco, con i miei genitori, con gli altri amici miei che conoscevo io. Poi dopo abbiamo conosciuti altra gente dei posti lì, Lipari, Vulcano. Avete fatto quindi anche delle visite guidate? Sì, in giro per le città, per i monti, anche siamo andati a vedere anche gli asini e le api, sì, che ci hanno regalato il miele e la marmellata. Dopo siamo ripartiti, siamo andati in un'altra isola che dopo c'era da mangiare, il pesce, c'era da bere, vino, spumante. Però in barca invece com'è andata? Con la barca bene, benissimo. Però lo skipper ha dato un cicchetto a mio padre. Però, no, a me, finalmente. E di questo errore che ha commesso il papà Andrea lo chiediamo direttamente allo skipper, che cosa è successo? È successo che per toglierci dagli ormeggi di Lipari i 2 addetti alle cime dovevano gettare le cime di ormeggio sulla banchina per liberare la barca, e uno dei 2 l'ha buttata in acqua aggrovigliandola alla bitta, e quindi la barca è rimasta legata alla banchina mentre facevo retromarcia, e quindi abbiamo dovuto fare una manovra, diciamo, non proprio ortodossa per uscire dal porto di Lipari, però alla fine è andato tutto bene senza nessun problema, se non che qualche urla nei confronti del malcapitato. Che... E poi qualche risata, immagino. E qualche risata per tutta la settimana, perché i ragazzi non si sono risparmiati di prenderlo in giro per tutta la settimana. Francesco, ci sono state delle difficoltà anche dal punto di vista del meteo che avete dovuto affrontare, e come si sono comportati i ragazzi in barca? Per fortuna abbiamo trovato delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli, non molto adatte alla vela perché vento praticamente non ce n'è mai stato, tranne una mezza giornata durante la quale comunque abbiamo provato a fare un po' di vela, e quindi i ragazzi abbiamo fatto provare a timonare questa barca a motore. E i ragazzi sono presi molto bene, molto bravi, certo, per tutti quanti loro era una prima esperienza, sia per i ragazzi che per gli adulti che erano a bordo, quindi tutti hanno fatto, secondo me, una bellissima esperienza, si sono divertiti, sono tornati a casa
tutti comunque con un bel bagaglio di esperienze. E, difficoltà no, perché comunque era tutto organizzato in maniera tale da non far trovare problemi e cose difficili a nessuno. La barca era molto comoda, si è comportata molto bene, non ci ha dato problemi e quindi tutto è filato molto liscio. Andrea, non è stata una semplice vacanza, ma un vero progetto didattico, terapeutico e di condivisione. Sì, esatto. Non nascondo il fatto che dal punto di vista proprio di divertimento è stata una bellissima esperienza, bellissimi posti, tempo meraviglioso, abbiamo fatto il bagno nelle acque calde, quindi tutto molto bello. Molto bella è stata anche l'accoglienza avuta che ci ha riservato il Comune di Lipari nella persona del Vice Sindaco e soprattutto dell'Assessore ai Servizi Sociali Roccella Cristina, che ci hanno proprio trattato come dei re, e ci hanno illustrato, fatto vedere, ci hanno portato in giro anche per le isole, abbiamo avuto anche la guida che ci ha portato fino sopra il vulcano. E abbiamo avuto poi lo stesso accoglienza Salina, Lipari, Stromboli, e quindi è stato tutto molto molto bello. E è andato anche lo scopo che era del progetto, quello di per i ragazzi, è stato terapeutico perché in questa settimana loro si sono divisi questi ambienti, sono stati a contatto fra di loro, e grazie all'aiuto della dottoressa Laura Brutti che da casa è intervenuta con delle videochiamate, lei, i ragazzi si sono potuti aprire con lei, hanno portato in chiaro, diciamo così, a lei alcune problematiche che sono sorte in quei giorni, in quegli istanti, fra di loro personalmente. Quindi anche lì abbiamo preso in pieno il progetto. Prossimi progetti? Prossimi progetti, sicuramente metteremo in cantiere un altro viaggio, perché non, così l'amministrazione di Siracusa ha saputo del nostro progetto con Lipari e quindi ci ha invitato quasi formalmente, ma insomma stiamo prendendo contatti per fare il periplo della Sicilia con partenza da Siracusa, e ci aspettano, vogliono che ci andiamo, quindi troveremo qualche soldo per farlo e partire, vediamo. Buon vento. Grazie. Ora apriamo l'album di Fano TV iniziando con gli auguri al lupo di mare Enzo Antonelli, che il 28 ottobre ha compiuto 102 anni. Il suo segreto della longevità è una dura vita di lavoro, nel suo caso legata al mare, dove ha sempre svolto la sua attività anche una volta andato in pensione occupandosi del rammendo delle reti. Enzo, che ha un figlio, tre nipoti e un pronipote, Franziska Maria nata a Vienna, ha sconfitto il Covid per ben due volte, la prima volta nel 2020, anno della scomparsa della moglie Anna. Anche in occasione del 102esimo compleanno non poteva mancare l'affetto dei suoi cari, che lo hanno festeggiato pure con una bella e sicuramente buona torta. E ci spostiamo nel comune di Mondolfo, dove ieri il sindaco Nicola Barbieri ha festeggiato i 100 anni di Olindo Battistelli, ex minatore e capocantiere con esperienze in Belgio e Canada. Olindo, nato a Frontone e trasferitosi a Mondolfo, ama leggere e giocare a carte. Fino a tre anni fa guidava anche l'automobile. Il centenario, rimasto vedovo, vive in casa con l'aiuto di una badante. Auguri a entrambi. Ora passiamo agli anniversari di matrimonio, facendo gli auguri a Elisabetta Manuelli e Sauro Rondina, residenti a terre roveresche, che ieri hanno festeggiato le nozze d'oro. Sempre ieri hanno festeggiato ben 56 anni di matrimonio Maria Luisa Orazzi e Giuliano Ballarini, residenti a Fano. Chiudiamo il nostro album facendo gli auguri anche alla cooperativa Tre Ponti, che proprio oggi celebra 40 anni dalla sua fondazione. Un bel traguardo, un ottimo punto di riferimento per la comunità locale e non solo. Alle celebrazioni iniziate alle 19.30 con una santa messa officiata da Don Giuseppe Marini e con la partecipazione del Vescovo Andreozzi, è presente anche una nostra troupe per realizzare uno speciale che poi vi trasmetteremo nei prossimi giorni.
Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sulla firma dell'atto di trasferimento dell'ex asilo Manfrini passato dal demanio al comune di Fano che ora lo trasformerà in un museo della marineria. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani.